Salvation. Questi ovviamente sono i Cranberries. E al telefono abbiamo Nicole Beltramini e Francesca Ciregia per parlare del graphic novel Dolores. Buongiorno. Benvenute. Buongiorno. Siete già commosse un po', oggi è un giorno un po' particolare tra l'altro e non voluto, nel senso che non ci prendiamo il merito di aver effettivamente concordato questa cosa, ma è capitato e forse ha senso che sia capitato così, perché il 6 settembre del 1971 nasceva Dolores Mary Eileen O'Riordan, ovvero la cantante dei Cranberries, ma insomma anche molto altro che voi avete raccontato nel vostro libro. Quindi insomma è capitato un giorno importante. Come vi sentite oggi? Io devo dire che poi ieri notte eravamo insieme con Francesca, perché abbiamo presentato il libro, sì, nel pub irlandese di Milano, il pub Maoz, e tipo a mezzanotte precisa io tipo stavo svenendo, quindi cioè proprio una ma letteralmente, non so perché si vede che sono molto stanca in questo periodo, però sì, sarà l'emozione, sarà tutto quanto, no, è molto forte. In realtà io pensavo l'aveste fatto apposta. Come non l'avete fatto apposta? No. Non si dichiarano queste cose. No, io lo dichiaro proprio appositamente perché così do la sensazione di una grande mistero universale, che secondo me è molto più affascinante dell'idea editoriale, certo, di aver infilato apposta. Noi siamo tornati in onda oggi, in effetti, in diretta oggi, e quindi e abbiamo subito pensato, già da un paio di settimane, cominciamo con il libro di Nicole e Francesca, e poi appunto è capitato che fosse il 6 settembre, quindi evidentemente insomma c'è qualcuno che ha una linea editoriale migliore della nostra da qualche altra parte. Esatto. Sicuramente. Allora, ma figuratevi, grazie a voi per essere qua e per aver scritto questo. Scritto e disegnato questo bel lavoro. Partiamo dalle cose semplici, ma che alla fine piacciono sempre anche a noi, insomma, che vogliamo ascoltare le vostre voci. Come è nato il vostro incontro, voi due, e il vostro incontro con la storia di Dolores? Vuoi fare tu, Francesca? No, vai tu. Potete tu, fare vai entrambe, come volete. No, allora, Francesca risponde sui disegni. Ok, esatto. va bene. Allora, no. Dunque, io e Francesca ci eravamo conosciute anni fa perché io le avevo chiesto di creare con me una storia di Valentina, di Crepax, all'epoca in cui io avevo lavorato su questo progetto di fare nuove storie di Valentina, e avevamo fatto una storia insieme su Valentina e Bob Dylan. È molto carina, la ricicceremo, Francesca, la ricicceremo. Una breve comunque. E poi, appunto, pensando su Dolores, a una disegnatrice su Dolores, non che mi fosse mai passata di mente Francesca, i suoi disegni mi passano sotto gli occhi tutti i giorni in home, però mi è tornata in mente e ho pensato che i suoi neri, i suoi bianchi, cioè i suoi neri soprattutto, erano molto forti e quindi potevano aiutare a raccontare questa storia di contrasti molto, molto materici anche, ma soprattutto avevo notato che Francesca stava iniziando a sperimentare con i colori, che era una cosa che la fa uscire un po' dalla sua comfort zone, una cosa che non aveva fatto fino a quel momento, e le ho proposto di sperimentare, cioè di fare questo libro con me, di sperimentare anche un bel po'. E lei, la sventurata, rispose di sì. Ma qual è il vostro rapporto, diciamo, singolo di ascoltatrici con la storia dei Cranberries e diciamo nello specifico con il personaggio, con la donna Dolores O'Riordan, con la cantante, la musicista, insomma, l'artista? Vado un secondo io, però poi Francesca. Sì. Vai. Allora, diciamo che io sono la più vecchia della coppia, io sono la mega fan, sono quella che è stata molto molto fan negli anni 90, e quindi sì, quella che ha proposto la storia, quella che eccetera. E, io all'epoca avevo un rapporto proprio viscerale per quanto possibile con i Cranberries, in un'epoca in cui i social non c'erano ancora, grazie a Dio, no scusate, comunque sono un po' ripianti gli anni 90, devo dire la verità. Chi lo dici? quindi
lui avere questo rapporto, cioè diciamo estremamente malinconico, e che mi sono resa conto negli ultimi anni che avevo completamente perso. Quando c'è stato l'annuncio, ne parlavamo anche ieri con Andrea Rock di Virgin Radio, quando c'è stato l'annuncio della morte di Dolores, molti di noi hanno detto: ah cazzo, ma dov'era? Cosa ha fatto negli ultimi anni? Cioè, come se ne avessimo perso tutto un pezzo. Effettivamente ne avevamo perso tutto un pezzo da un certo momento in poi. Nonostante lei stesse facendo ancora delle cose, però era come già un fantasma lontano. E questa cosa a me è veramente piaciuta tantissimo, ed è stato uno dei motivi per cui poi ho avuto anche più voglia di scrivere questa biografia. Francesca. Allora, io invece ho un rapporto che mi porto dietro un po' dall'infanzia, perché ero piccolina, diciamo, quando i Cranberries hanno avuto il loro massimo, diciamo. Ed ecco che si vede la differenza di età anche con noi. Hai capito? Diciamo, hai capito? Va bene. Attenzione che io ho davanti Wikipedia tutti i riferimenti, quindi non è che stiamo parlando siamo là. L'età è quella. Di grandissime differenze. Scusami Francesca, vai. No, quindi di conseguenza l'ho recuperato magari dopo, però io mi baso quindi sulle prime impressioni che ho avuto per il gruppo, soprattutto per quanto riguarda Dolores, perché il primo ricordo, quando veramente ero piccola, avevo avuto l'opportunità di sentirla cantare, e all'epoca non sapevo ancora chi fosse, però ero lì che pensavo: ma chi è questa ragazza che ha questa voce? Ma dal vivo? No, dal vivo, okay, no. Magari dal vivo. No, infatti. No, sarebbe. Però ero piccola, non avevo avuto l'opportunità di cercare chi fosse. Ecco. Certo. Più avanti con MTV, che poi all'epoca passava video stupendi, era proprio il periodo d'oro di MTV, almeno per me era il periodo d'oro. Ho recuperato soprattutto attraverso video che mi impressionavano tantissimo. Per questo infatti Salvation è una delle canzoni che preferisco, anche se ce ne sono magari altre che riascoltandoli mi piacciono di più, ecco, però quella la preferisco in assoluto, perché mi ricordo io quando ero piccola e guardavo MTV guardavo il video di Salvation e mi impressionava tantissimo, e tutte le volte mi fermavo a guardarlo, appena lo trovavo mi fermavo a guardarlo. E infatti oggi ho iniziato la giornata ballando e cantando Salvation mentre andavate in onda, e quindi così. Io penso, insomma, che per una persona che poi da adulta si occupa di visioni artistiche, effettivamente un personaggio come Dolores O'Riordan è estremamente evocativa, perché lei è sempre stata in delle sue varie forme, no? Perché insomma è anche ha avuto delle mutazioni, anche ovviamente di scelta, poi nei video soprattutto. Io credo che la grande fortuna anche di noi generazione MTV videoclip sia proprio quella, cioè il fatto di poter avere anche un immaginario visivo collegato a questi gruppi, che secondo me ce li ha anche fatti piantare nel cervello molto di più di quanto si possa fare adesso, no? Perché una pagina Instagram non vale, secondo me, quanto un videoclip, cioè nel senso che il videoclip proprio ti rimane nel cervello, non c'è niente da fare, e quindi insomma è normale che sia così. E per quanto riguarda invece, tornando insomma a Dolores, al vostro libro, la storia di Dolores O'Riordan è effettivamente una storia, come diceva anche Nicole, che non si conosce abbastanza, e delle quali a un certo punto si sono perse le tracce, cioè ce la siamo, non dico dimenticata perché è brutto da dire, però l'abbiamo un po' persa, e tutte le sue ombre, che forse si intuivano un po' dal suo modo, no, di cantare, dai testi delle canzoni, dal modo di porsi, però non erano chiare. Quindi vorrei un po' capire che tipo di lavoro ha fatto Nicole in questo caso nella ricostruzione della sua storia, e anche nella scelta di come trattare certi momenti della vita di Dolores O'Riordan. E poi ovviamente la stessa cosa chiederò a Francesca dal punto di vista artistico, estetico, ecco. Allora, io ho iniziato a ripensare a Dolores in un momento per me molto tosto, perché appunto la mia mamma stava morendo di cancro, e
L'ho sognata, o comunque l'ho vista al mattino in una di quelle visioni sempre mistiche, 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 tutto mistico. Intorno alle 6 del mattino l'ho vista come era nel video di Animal Instinct, sempre parlando di questi video che ti si piantano negli occhi, che mi cantava Non It To Argue, e da questa cosa io ho tratto una consolazione pazzesca per tutta quell'estate e poi per il tempo a venire. Perché come ho detto diverse volte, penso anche nella postazione, Non It To Argue sembra proprio la canzone definitiva che viene dalle macerie, si leva dalle macerie dopo che si sono perse tutte le guerre possibili, cioè dopo che tutto è andato male, tutto è crollato, e si leva quella voce che ti dice adesso non c'è più bisogno di combattere e in questo c'è pace. Allora, l'idea quindi parte da lì, nel senso che quello è il momento in cui effettivamente propongo questa biografia a Marco Schiavone di Edizioni BT. E dopodiché, allora dico, bene, allora adesso faccio la stessa cosa che ho fatto con Jeff Buckley, mi compro le biografie che esistono dei Cranberries, mi faccio una mia idea ragionata e cerco di capire come strutturare questa biografia. Constato scioccatissima che non esiste nulla sui Cranberries su Dolores O'Riordan. Adesso è uscito un libro da poco che raccoglie delle interviste, ne era uscito uno che raccoglieva i testi commentati, però non esisteva una biografia, esistevano soltanto quei libri molto colorati che uscivano negli anni 90, no? Sì. Ecco, che però erano tutti fuori catalogo, cioè non ne trovavo uno neanche su eBay, capito? E quindi ho detto, ma come faccio? Per fortuna ho scoperto questa risorsa incredibile che è Cranberries World, che penso che sia uno dei siti di legacy più fatti bene che io abbia mai visto, più che altro più tenaci, perché nel corso degli anni hanno raccolto ogni singola intervista, ma anche in paesi stranieri, intervista, articolo, documentario televisivo, qualunque cosa fatta ai Cranberries e poi a Dolores. È una risorsa pazzesca, come potete capire, perché cioè io ho detto, oh, meno male, allora cambiamo impostazione di tutto. Ho detto, facciamo una biografia che si basa soprattutto sulle parole di Dolores, perché il resto dei fatti non li avevo le sue parole. E andando avanti, quindi leggendo tutto, andando avanti, io poi ho scoperto cosa era effettivamente successo negli ultimi anni della vita di Dolores, cosa che all'epoca mi ero grandemente persa. Ma non solo tu, cioè nel senso che infatti, un po' tutti praticamente. Non so nemmeno quanta risonanza avesse avuto in Italia alla fine della sera. No, infatti. No? E quindi però ho pensato, ma com'è potuto succedere che, siccome lei ha rilasciato queste più volte, queste interviste veramente struggenti, bellissime, cioè tutta la parte che tu hai letto nella seconda parte, la parte sull'abuso, beh adesso non è che sì, Si può spoilerare una situazione, sono le sue parole precise di un'intervista che lei ha rilasciato da Reagan, così come quella del funerale, così come quella che c'è all'inizio sulla sua infanzia, cioè, sono proprio le sue parole che vengono da queste interviste che io mi sono letta con una pelle d'oca così, e cioè spesso piangendo proprio perché dicevo, ma com'è stato possibile che nessuno l'abbia ascoltata? Cioè, o che questa cosa non sia stata meglio capita, meglio curata? Cioè, poi non è che mi devo chiedere com'è potuto succedere, però cioè, com'è potuto succedere che invece di ricevere un abbraccio è stata praticamente sbattuta via dalle scene? Ora, è pur vero che la stampa un po' detestava Dolores O'Riordan, perché negli anni si era fatta un po' detestare, aveva fatto parecchio la prima donna, però ci sono delle carognate veramente atroci, soprattutto negli ultimi anni, soprattutto quando dici, beh, dovrebbero in teoria lasciarla in pace. Ci sono state delle bordate pazzesche, soprattutto dalla stampa irlandese, delle cose davvero vergognose. E quindi non so, cioè ho proprio pensato, no beh, io questa cosa la voglio raccontare per lei, perché come lei tante volte, come con Non It To Argue, mi ha preso e mi ha portato fuori dal nero, in qualche modo, e mi ha portato a casa, o comunque in un posto più sicuro, anche io vorrei tentare, perché è chiaro, ma tentare almeno in un libro di prenderla e portarla in un posto più sicuro. Francesca. È divertente perché hai scelto Francesca proprio che con i neri
ne ha grandissima maestria, che però appunto ha dovuto anche giostrarsi con un immaginario dei Cranberries, che è anche quello di, per esempio, hanno due copertine di Storm Torgerson, che è il grafico, l'ideatore di quasi tutte le copertine dei Pink Floyd. Dark Side of the Moon ha una grafica che è stata pensata da questo personaggio. I Cranberries sono stati influenzati, o meglio, l'immaginario che abbiamo dei Cranberries è anche un immaginario fatto di videoclip, di copertine, ma anche dell'estro, del vestiario, del gusto della cantante. Sì, sì, certo. Io, se devo pensare ai Cranberries, ovviamente, non solo io, penso a lei, ma non perché gli altri poverini non fossero, diciamo, importanti nel contesto, però è così, cioè c'è poco da fare, insomma, quando c'è qualcuno che attira tutta l'attenzione, non si può fare diversamente. Francesca, raccontaci invece del tuo approccio a questo lavoro. Molto scientifico, allora, perché sì. Googlando banalmente qualche cosa, andando su Google Immagini, trovi grande fedeltà, ma anche grande gioco sul modello. Una foto. Ho in mente l'immagine e la foto del matrimonio, che ho ritrovato non identica, però molto molto simile. Raccontaci un po'. No, vabbè, c'è stato una ricerca di reference particolarmente dettagliata, perché ovviamente se dovevo rappresentare determinati momenti importanti sia della band che di Dolores, non potevo inventarmeli, quindi di conseguenza ho cercato di attenermi più possibilmente alla realtà. Però la cosa bella di questo libro, secondo me, e questo è grazie anche a Nicole, è il fatto che tutto, anche l'immaginario dei Cranberries, poi diventa la rappresentazione della sfera emotiva di Dolores. Quindi di conseguenza, man mano che si va avanti dal libro, ci si discosta dall'uso dei colori tipici dei Cranberries per arrivare a, almeno questo è quello che ho pensato, per arrivare a un tipo, a un uso della palette che era adatta in quel momento che Dolores stava vivendo. Quindi questo è stato il mio processo, quindi da una parte basandomi fedelmente alla realtà e quindi mettendomi lì di impegno, cercando di rappresentare al meglio questa realtà, ma dall'altra anche nel cercare di rappresentare qualcosa che andava al di là della realtà, ma parlava alle emozioni. Certo. E quindi ho fatto questo tipo di lavoro. Ma sì, perché poi cosa succede, secondo me, con questo tipo, con gli artisti che hanno, diciamo, anche questa grande aderenza emotiva rispetto alle cose che producono, no? Cioè, almeno la sensazione che io ho sempre avuto ascoltando i Cranberries e in particolare anche guardando Dolores esibirsi, ovviamente sempre, purtroppo non dal vivo, però insomma, è che ci fosse veramente una grande aderenza emotiva fra i suoi stati d'animo e quello che cantava e come lo cantava e come lo pensava, diciamo. E quindi credo che effettivamente la chiave di lettura che voi avete usato sia stata quella giusta, perché è proprio esempio di un artista che mette, cioè che trasforma in maniera assolutamente spontanea e necessaria, immagino, nella sua vita quello che sente in quello che poi insomma rilascia al pubblico. Io penso sia il motivo per cui le credevamo. Esatto. Perché lei era così trasparente, era così pura, e anche proprio quando stava male se lo portava tutto addosso, sì. Quando pesava 35 kg. Era anche estremamente camaleontica, estremamente creativa. Io adoravo questa parte di lei. Infatti nello scrivere, poi passare referenza a Francesca, qualcosa di sicuro l'abbiamo cannato, ma anche perché lei continuava a cambiare taglio di capelli, cioè era estremamente, estremamente camaleontica. Volevo aggiungere una cosa su quello che diceva prima Francesca, che sì, l'operazione è veramente subliminale, nel senso che io volevo prima, soprattutto con il... Che ogni tanto ti perdiamo, Nicole, non so, è come se ci fosse una specie di tipo un avviso di chiamata, non so, qualcosa che ogni tanto entra, però magari è vero. Ok, no, prova a parlare, vediamo. Okay. Se ok, vai. Allora, no, dicevo,
Il colore, ero partita da lì proprio per quella cosa che dicevamo dei video che ci si erano inficcati dentro gli occhi negli anni 90, quindi ho detto ti voglio riportare esattamente lì, ti voglio riprendere e riportare esattamente negli anni 90, anche con le fotografie, quella del matrimonio era stata famosissima all'epoca, quella me la ricordavo, direi che ti era sposata con quel vestito stranissimo, quindi ti volevo riportare lì. E poi lentamente queste immagini che, come dicevi tu Flavia, sembravano anche quasi essere la, il correlativo oggettivo dello stato d'animo di lei, cioè, quindi sembravano il pagliaccio, sembravano, cioè, la casa che brucia, sembravano portare al di fuori come lei si sentiva. E se effettivamente poi vai ad ascoltare anche tutte le canzoni, la sensazione fortissima è quella. Quindi nella seconda parte queste immagini diventano la rappresentazione dello stato d'animo interiore di Dolores, una sublimazione di questa cosa, anche perché appunto non avrei saputo in quale altro modo rappresentarlo o raccontare soprattutto determinate cose, e allora ho usato i simboli. E sentite, portando, insomma, parlando di questo libro, mi rendo conto che è uscito da poco, quindi insomma magari non avete una casistica grande, però anche magari prima che uscisse, parlando del progetto, che tipo di reazioni avete dalle persone? Cioè, nel senso, adesso i Cranberries, chi se li ricorda, tutti se li ricordano, però che tipo di rapporto magari hanno le persone con quel ricordo, con il ricordo di Dolores? Forse il fatto, purtroppo, perché è brutto dirlo, però la sua morte, il modo anche in cui è morta, e anche la tempistica, diciamo, l'essere improvviso della sua morte sicuramente l'ha un po' fissata ancora di più, no? Forse nella mente di chi l'aveva dimenticata. Forse abbiamo avuto tutti la tua stessa reazione di porca miseria, perché me la sono dimenticata e perché me la ricordo solo adesso che è morta. Ecco, che tipo di reazioni avete riscontrato nelle lettrici e nei lettori? Una fortissima. Allora, intanto, prima di tutto, complimenti ai fan dei Cranberries, perché è una legacy così, veramente. Cioè, un'affezione tale, io non me l'aspettavo, sono estremamente felice di averla trovata. Dopodiché sono molto felice di essere riuscita, cioè che le principali reazioni a questa biografia siano emotive, cioè proprio emotive e viscerali, almeno per quanto riguarda certi. I disegni di Francesca sono da tutti commentati come deliranti, pazzeschi, bellissimi, e lo sono, lo sono assolutamente. Però la reazione alla storia, che in molti ci avevano anche detto, ah, ma non ci sono tutti i dettagli della biografia dei Cranberries, il percorso musicale, e io lì penso, vabbè, apri Wikipedia e troverai tutti i dettagli della storia musicale. Questa era chiaramente una storia, ed era chiaramente una storia che nella seconda parte prende una certa piega. Certo. Però le reazioni emotive sono veramente molto belle, le persone che ci stanno scrivendo stanno condividendo tutto il mondo, anche perché avevo già scoperto che molti come me erano andati a scoprire Cranberries soprattutto in questi ultimi anni. C'è stato il Covid, poi c'è stata la guerra, sono stati anni difficili, e in tanti sono andati a riascoltarsi Non Need to Argue, sono andati a riascoltarsi In Zombie, sono andati a riascoltarsi tutta una serie di canzoni, e questo aiutato, cioè è proprio come se Dolores subliminalmente si tornasse dentro quando hai bisogno di lei, quando hai bisogno di sentire questa luce molto forte dentro il buio. Sì, ma infatti, vai Francesca. Infatti volevo aggiungere solo una piccola cosa, cioè è bello vedere che le persone stanno comprendendo questo libro, e quindi di riflesso stanno comprendendo di nuovo anche Dolores. Beh, certo. Quindi è questo. Sì. Non è automatico, no? Esatto. No, appunto, anche perché era una figura talmente evocativa che uno a volte, non lo so, secondo me conoscere, cioè rendersi conto del fatto che tutta una serie di cose che lei trasmetteva sono effettivamente, hanno fatto parte della sua vita. Questa è un po' una presa di coscienza, perché il rapporto con artisti del genere resta a volte un po', non lo so, da sogno, cioè
è esistita, sì, ha fatto certe cose, sì, proprio il suo modo di essere, forse anche perché magari, soprattutto a noi che forse dall'esterno, no? Cioè non essendo neanche in Irlanda, quindi non avendo vissuto neanche forse la parte più brutta del modo in cui è stata raccontata, perché alla fine da noi secondo me non è arrivata tanto questa cosa, no? È rimasta un po' così, e quindi forse ci serviva anche prendere un po' coscienza di quello che era davvero, no? Forse sì. Io sì, almeno. Sì, no, anch'io sicuramente sì, perché appunto io l'ho sempre vissuta attraverso le sue canzoni. Cioè io penso per esempio a una canzone come Ode to My Family, che per me è stata veramente una linea, no, nella mia vita, perché me la cantavo, me la suonavo al pianoforte. Cioè è quel tipo di mondo intimo che si va a cercare quando si è, come diceva Nicole, quando si è un po' persi, cioè quando si cerca qualcosa che ti faccia sentire protetto, no? Un po' più coccolato, ecco. Questo sicuramente paradossalmente, è vero. Paradossalmente sì, mm-hmm. Perché poi insomma a volte la sofferenza ci coccola, nel senso sì. Che il fatto di sapere che qualcun altro l'ha raccontata e la racconta bene ti può dare conforto, credo. Prima di salutare i nostri ospiti, io volevo riprendere l'argomento sperimentazioni e girarlo appunto a Francesca, perché appunto ci sono diverse cose molto interessanti, non volevo perdere l'occasione di chiederglielo direttamente. Come ti sei divertita? Com'è andata? Cosa è successo? Cosa hai fatto? Allora, da una parte mi sono divertita molto, dall'altra ho sofferto tantissimo, perché comunque è stata una sperimentazione che per quanto riguarda il colore e l'uso anche di tecniche diverse, perché io lo chiamo libro chimera, perché all'interno ci sono tantissime tecniche diverse che ho usato anche a volte da sole, a volte non mescolate, eccetera. Okay. Puoi fare esempi pratici, tanto ti sta ascoltando un pubblico molto tecnico anche. Va bene, allora. Ho usato la matita, ho usato il carboncino, ho usato matita e carboncino insieme, ho usato matita, carboncino e china diluita con l'acqua insieme, ho usato poi la grafite insieme al colore digitale, ho disegnato anche totalmente in digitale alcune pagine con i colori, e poi tutto il resto del libro è completamente tradizionale. Cioè, quindi capisci che un mondo. Ci sono varie cose completamente diverse tra di loro. Ed è stato divertente, ma dall'altra parte è un po' difficile, perché certe cose le ho sperimentate in quel momento lì. Okay. Nel momento in cui volevo fare un certo effetto su una determinata pagina, pian piano le sperimentavo attraverso queste pagine. Mm-hmm. Quindi c'è stata una crescita dell'uso della tecnica, eccetera, insieme alla stessa Dolores del libro. Quindi, tra virgolette, c'è stato questo... Io sono cresciuta attraverso questo libro come cresce Dolores all'interno del libro. Mm-hmm. E quindi... Perché comunque proprio il fatto che Dolores è una persona sfaccettata, mm-hmm. Era importante rappresentare anche la sua emotività in maniera differente. Certo. E quindi niente. Rendere la sua complessità anche, no? Come, sì, esatto. Come persona e anche come artista, sicuramente. Tutto questo in 120 pagine, quindi veramente grande, grande lode, grande merito di tutte queste, non della sintesi, ma dell'organizzazione di questo discorso, anche graficamente pensato per una progressione molto organico nella cosa, certo. Molto bello. Grazie mille Nicole Beltramini, Francesca Cireggia, Dolores, edizioni BD, questo bellissimo lavoro su Dolores O'Riordan, e ovviamente la seconda scelta musicale, ne abbiamo già parlato con loro, è No Need to Argue. Nicole ci ha detto il motivo che la lega a questo brano, tu hai un altro motivo, Francesca? Dicevo su No Need to Argue, tu hai qualcosa che ti lega a questo brano? Nicole ci ha raccontato, diciamo, la sua il suo rapporto, no, anche con queste canzoni. Tu no, io su quella canzone lì no, okay. Almeno di no,
No. Tu sei più Salvation, tu sei più su Salvation. Sì, esatto. Ognuno ha la sua, io ho Hot to My Family, quindi ognuno ha il suo pezzettino dei Cranberries. Esatto. Grazie mille, ragazze. In questo, a questo punto grazie possiamo fare il buon compleanno di 51esimo compleanno sì. Dolores con Non It Buon compleanno, cara. Ciao. Buon compleanno. Ciao, grazie.